la casella numero 61, cioè tenete presente che più si scende più si è cattivi, secondo questa classifica. Quest'anno abbiamo avuto un grande miglioramento, perché l'anno scorso eravamo 69 e due anni fa eravamo 71 addirittura. Quest'anno ci siamo fermati al 61, va bene? Però nel 2001 l'Italia era 29, capite? Cioè abbiamo fatto, come il Gambero, 32 passi indietro. La Germania, nel 2001, quando noi eravamo 29, posto numero 29, la Germania era 20, era ventesima, adesso la Germania è decima. Capite? Se leggete questi due dati, è impossibile non vedere che c'è una relazione tra il cattivo andamento dell'economia e la corruzione. C'è una relazione molto importante, perché la corruzione, guardate, non è soltanto una cosa che fa correre i soldi in una direzione sbagliata, per giunta senza pagarci le tasse, no, perché poi c'è anche questo aspetto che non è trascurabile. Non è trascurabile al punto che c'è stato uno, un economista, la scorsa estate, che si è preso la briga di fare un calcolo di che cosa sarebbe l'Italia senza la corruzione e senza l'evasione fiscale. Ed è arrivato, ha fatto un giochetto matematico, per cui non è che si può prendere per oro colato, è un giochetto matematico, però dà l'idea. Ebbene, secondo questo calcolo, noi oggi avremmo un PIL, un prodotto interno lordo, superiore del 17% a quello che abbiamo, e avremo un debito pubblico che invece di essere il 135% del PIL sarebbe il 58%, cioè saremmo sotto i limiti del 60% stabiliti dagli accordi, i famosi accordi di Maastricht, pertanto per capirci. Qual è il problema della corruzione? È che toglie l'energia al paese, toglie la voglia di innovare dall'impresa, ma un'impresa, scusate, non per quale motivo deve innovare, deve investire nell'innovazione quando sa che per vincere un appalto basta che pagare una mazzetta, no? Ma è ovvio, non c'è nessuno stimolo a investire nell'innovazione, nella crescita tecnologica, nel miglioramento dell'efficienza aziendale, non esiste alcuno stimolo, perché tanto paghi la mazzetta, prendi l'appalto, no? Prendi la commessa pubblica, ma cosa ti importa di diventare più bravo di un'impresa concorrente? Anzi, le imprese concorrenti, quelle che non pagano le mazzette e che investono nell'innovazione, vanno fuori mercato e muoiono. Quindi questo è il punto vero. Il punto vero è che nessuno vuole vedere poi, perché la verità è che questa cosa nessuno vuole guardare in faccia, no? E il danno che ci fa la corruzione non è soltanto un danno di tipo economico diretto, perché dice uno studio fatto ai tempi del governo di Mario Monti, quindi neanche troppo tempo fa, che un'opera pubblica in Italia a causa della corruzione costa mediamente il 40% in più di quello che costa negli altri paesi. Ma è il danno in prospettiva che crea questa cosa. Tutto questo poi si riflette, il cattivo andamento dell'economia, sapete come si riflette? Si riflette sui nostri figli che non trovano lavoro, su quello si riflette. Noi oggi abbiamo un basso sviluppo economico a causa della corruzione, anche a causa della corruzione, ma io direi soprattutto a causa della corruzione, e di conseguenza abbiamo anche una disoccupazione altissima, perché non ci sono posti di lavoro. Evidente, non c'è sviluppo, non ci sono posti di lavoro, non c'è crescita, non ci sono posti di lavoro. Ma proprio questa mattina io parlavo di queste cose e con Alfonso Sabella, che è stato, come sapete, assessore alla legalità del Comune di Roma, con Marino, ma che adesso sta per assumere un incarico a Palazzo Chigi abbastanza prestigioso, sarà penso il capo dell'anticorruzione del governo, ma diciamo una specie di... No, diciamo, c'è già Cantone. Ma è diverso, perché Cantone si occuperà, continuerà a occuparsi delle parti pubblici e delle tangenti che si pagano, mentre invece lui si occuperà proprio della
della corruzione interna alla macchina amministrativa della pubblica, no? E sono due aspetti molto importanti questi. Io sinceramente spero che qualche risultato si porti a casa, perché questo credo che sia, tra i mali dell'Italia, credo sia il male più grave. Male più grave perché, diciamo, le conseguenze di questa cosa noi non siamo in condizioni di apprezzare compiutamente, se non, diciamo, andiamo a vedere alcuni aspetti che vengono trascurati grandemente. Per esempio, noi abbiamo il 35% del territorio italiano e dunque anche il 34% circa della popolazione che è come se vivesse in un altro paese, no? E mi riferisco al sud. Cioè, nessuno vuole vederla questa cosa, ma c'è un problema drammatico che è indotto da questo sistema. Perché guardate che, cioè, se uno va a vedere poi all'interno dell'Italia quel, diciamo, quel numeretto 61, no? E scopre che quel numeretto 61, magari in Calabria, chissà dove andiamo a finire, no? E lì veramente c'è il problema è ancora più grave, perché purtroppo è la politica stessa che diventa poi diciamo, motore di questo tragico meccanismo della corruzione. Purtroppo, vedete, che cosa è successo in questi 15 anni è sotto gli occhi di tutti. C'è stata una progressiva e inarrestabile degenerazione qualitativa della classe dirigente, che non ha risparmiato nessun settore della società, no? Non ha risparmiato nemmeno le aziende private, diciamolo con chiarezza, perché poi chi dice no, non è vero, cioè anche le aziende private hanno subito lo stesso shock che ha subito la politica, che ha subito l'amministrazione pubblica, che ha subito la Banca d'Italia, che ha subito lo sport, che ha subito tutto, il giornalismo, non ne parliamo, che l'informazione, cioè chiedono su tutto, in magistratura, le libere professioni, c'è stato un crollo verticale della qualità della classe dirigente in questo paese e la corruzione, l'aumento della corruzione è connaturata anche a questo. Ma guardate che questo crollo della classe dirigente è stato determinato, cioè è come se ci fosse un disegno, no? Perché dico che come se ci fosse un disegno? Perché se uno ripercorre le tappe di questi ultimi 15 anni, no? Si accorge di una cosa, che sono state fatte mano a mano delle leggi, delle norme che hanno progressivamente delegittimato, creato i presupposti perché la meritocrazia nella politica è nella burocrazia e in tutte le espressioni dell'attività venisse messa ai margini, mentre da una parte si diceva che bisognava premiare il merito, dall'altra invece si creavano i presupposti esatti perché il merito non venisse valorizzato. La politica è stata fatta una legge nel 2006, sappiamo, il famoso Porcellum, che di fatto ha privato i cittadini del diritto di scegliersi i propri rappresentanti. Questa è stata una cosa evidente. Dopodiché abbiamo visto della roba che non si poteva vedere, e che io ricordo, ho scritto tante volte, che quando i segretari di partito hanno cominciato a scegliere direttamente i candidati, e poi con un meccanismo per cui si mettevano tutti in cima alla lista, no? Di ogni circoscrizione, così da aver poi, riuscire poi a pilotare, no? Spostandosi da una parte o dall'altra, optando per quel collegio o quell'altro, no? Facendo fuori magari quelli scomodi, no? E premiando i fedelissimi. Beh, io, c'è stato nel 2008, abbiamo avuto a destra, io ricordo per esempio che abbiamo pagato, penso per 5 anni, ma forse era ancora adesso, non so se era ancora in Parlamento, gli alimenti alla ex moglie del
fratello dell'ex presidente del Consiglio, la moglie di Paolo Berlusconi, la prima moglie di Paolo Berlusconi, è stata eletta in Parlamento con la qualifica di funzionario di partito, io sinceramente. Addirittura c'è stata, è stata eletta nelle liste, nelle liste di, delle circoscrizioni estere, la proprietaria di un ristorante di Mosca dove Berlusconi andava a mangiare. È vero, eh? Ma sì. C'è pure la moglie del Fassino. A sinistra, adesso io ricordo la segretaria personale di Fioroni, dell'ex ministro Fioroni, diventata parlamentare. Cioè, guardate, ma addirittura è diventata parlamentare pure una l'ex portavoce, non l'ex portavoce, l'ex capo ufficio stampa di Prodi a Palazzo Chigi, che doveva essere in qualche modo sistemato. Per cui è chiaro che in questo modo tu non hai più un meccanismo di selezione della classe dirigente meritocratica, ma è semplicemente la per fedeltà, quindi riempi il Parlamento di gente che non sa fare, non sa fare il suo mestiere. Veniamo alle regioni. Ci sarà un motivo se l'80% dei consigli regionali d'Italia sono finiti sotto inchiesta per gli scontrini? C'è la ragione, no? La ragione c'è, ed è la ragione è il meccanismo con cui vengono selezionati i consigli regionali. Allora, i consigli regionali oggi hanno soltanto uno scopo, quello di portare dei voti, basta. La loro funzione si esaurisce lì. Quindi a quel punto non interessa se quello è bravo, se quello è capace, se quello è... L'importante è che porti i voti. E siccome sappiamo che si portano i voti in Italia, va a finire che arrivano i più somari nella migliore dei casi, addirittura se no si, diciamo, si supera il confine, diciamo, del codice penale in altri casi, no? Quindi questa è la, questa è la, il vero problema della classe dirigente politica. Andiamo nei comuni? Mi hanno spiegato, io questo sinceramente non l'avevo messo fuori bene, me l'ha spiegato Cantone, che col meccanismo della preferenza unica tu riesci a costituire dei pacchetti di voti in capo dei personaggi particolari che poi vengono opportunamente gestiti per spostare gli equilibri delle maggioranze all'interno dei consigli comunali e quindi della giunta. E sono quelli che poi diventano, come dire, i pivot degli interessi esterni ai consigli comunali, insomma, cioè ai consigli comunali, degli interessi privati, spesso volentieri, e che poi sono quelli che diventano i facilitatori, diciamo, no? Il caso di Roma. Il libro e il titolo di libro romano che ha scritto per spiegare la corruzione. Sì. Scusate. No. Ed è una. Diciamo, ci sono delle dimostrazioni, no? Basta andarsi a rileggere le intercettazioni, le inchieste di Mafia Capitale, e lì poi si vede chiarissimamente qual è il tema. Ma noi da ste parti siamo esperti, eh? Ah, ma questo non ho dubbio. Tutto questo a che cosa ha portato? Perché lo dice, che cosa ha portato tutto questo? Tutto questo ha portato ad un rovesciamento del rapporto tra la politica e la corruzione, banalmente. Nel senso che fino al 92, 93, 94, la macchina della corruzione era una macchina oliatissima, efficientissima, studiatissima, ma che era funzionale alla politica. Cioè la politica si serviva della corruzione per mantenere un sistema ingordo, costoso, inefficiente, ma comunque sia, diciamo, quello era l'obiettivo. No, il core business della corruzione, cioè era quello di essere funzionale al mantenimento del sistema politico. Ora si è rovesciato tutto, adesso è la politica ad essere funzionale alla corruzione. E guardate che questa cosa è terribile, terribile, è lampante dalle dichiarazioni degli stessi indagati. So quello che mi sono inventato io, ma quando tu senti uno come, non ricordo se Puzio o Carminati, uno dei due, che dice, ma come questi consiglieri comunali non votano come diciamo noi? Oppure quel signore che stava al Ministero delle Infrastrutture,
non si sa com'è che è rimasto lì per 12 anni. Sì, no, per 12 anni è cambiato. E a un certo punto quello lì l'esercitato dice, ma come quei tuoi, parla con uno dell'NCD, dice, ma come i tuoi non hanno votato la cosa che avevano concordato, no? Come? Lasciando intendere che in realtà la decisione politica non l'ha presa i parlamentari, ma l'ha presa loro nella stanza, che doveva essere funzionale chissà quale disegno.